Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. E con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Saluti a tutti, ci ritroviamo per condividere nella esperienza della prima comunione dei ragazzi questo momento così importante dell'incontro di Gesù con i ragazzi. Questo gruppo che si chiama I Fiori del Carmelo affonda le radici nella tradizione carmelitana e vuole fare l'esperienza anche della spiritualità del Carmelo. Per cui auguro alle famiglie di poter vivere in comunione questo momento, in comunione di gioia, in fraternità e soprattutto con devozione verso la Vergine Maria, la quale sicuramente ci condurrà, come alle nozze di Cana, a Gesù e ci dirà ancora: fate quello che Egli vi dirà. Il tema di questa comunione è: ti riconosciamo, Signore, nell'Eucarestia quotidiana e nell'Eucarestia domenicale, proprio perché l'Eucarestia è fonte della vita di ogni cristiano. Ringraziamo il Signore perché questi ragazzi, crescendo, possono fare questa esperienza, questa tappa di maturità. Auguri a tutti voi!